non semplicemente un aggiornamento. Il Rodecaster Pro 2 è un prodotto completamente nuovo, frutto dell'esperienza del suo predecessore, che ha avuto il merito di avvicinare il mondo dell'audio professionale alle persone comuni o che potevano essere intimorite dalle interfacce audio dei mixer tradizionali. Il Rodecaster Pro 2 è una console che permette di fare un salto di qualità nell'audio non solo ai podcaster, ma anche ai live streamer o chiunque voglia fare una regia audio in diretta, e anche per i musicisti che vogliono registrare fuori da uno studio. La console, che è distribuita in Italia da MIDI Music, il distributore ufficiale italiano di Rode, ha un range di utilizzo che va da chi si avvicina per la prima volta all'audio ai professionisti della musica. È uno studio audio portatile dal design compatto, è grande all'incirca 30 cm e pesa meno di 2 kg. Si può mettere in uno zaino e portarselo dietro, ma ha bisogno di una presa di corrente per poter funzionare. La grande differenza rispetto al predecessore però è nella qualità audio, nettamente superiore, data dai nuovi preamplificatori Aphex installati all'interno del Rodecaster, che restituiscono una qualità del suono tipica di uno studio di registrazione, con un bassissimo rumore e un guadagno più elevato rispetto al precedente modello. Questa console ha 9 canali audio, 6 fisici e 3 virtuali, 4 uscite cuffie, 4 prese combo dove si possono attaccare indistintamente microfoni o strumenti musicali, ha 2 ingressi per le casse esterne, c'è lo spazio per una scheda micro SD e ha una doppia interfaccia USB-C per il collegamento di 2 computer o un hard disk e un dispositivo mobile, che si può comunque sempre collegare anche via Bluetooth per registrare le telefonate o trasmettere l'audio dallo smartphone. Noi abbiamo apprezzato l'interfaccia user friendly del suo touchscreen a colori, grande quasi 14 cm ad alta definizione e con feedback tattile, che rendono facile e intuitiva la regia. Ci sono 8 smart pad colorati e personalizzabili dove si possono caricare effetti sonori, transizioni e dissolvenze audio o comandi MIDI, e si può anche impostare l'illuminazione. Il Rodecaster Pro 2 si connette ad internet in wifi oppure con il cavo di rete per uno streaming audio di altissima qualità e per poter aggiornare o caricare i software. Il prezzo è più alto rispetto ad altre console audio, attualmente è di 729 euro, ma è giustificato dalle possibilità che offre. Damiano Crognali, Sky TG24.